Allora, ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo preannunciata, un'interessantissima intervista che abbiamo la possibilità di realizzare grazie al nostro ospite d'eccezione, il professor Riccaboni, il professor Angelo Riccaboni, in qualità questa mattina di presidente della rete SDSN Mediterranea. Adesso spiegheremo anche per bene, insomma, che cos'è. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatore, buongiorno. Devo dire ben trovato, perché ci eravamo già, insomma, trovati a parlare più o meno di questi argomenti. Oggi parliamo di una bella iniziativa che è una scuola di alta formazione sui temi della sostenibilità, che si svolgerà proprio qua da noi a Siena dal 10 al 21 di settembre. Allora, ho detto questo acronimo un po' difficile, SDSN, sta per Sustainable Development, giusto la pronuncia, Solution Network, e insomma ovviamente parliamo di sostenibilità. Insieme a questo progetto, di cui magari parleremo insieme al professore, c'è anche la Summer School, che è una, insomma, si colloca perfettamente in questo, diciamo, in quest'ottica di sostenibilità. Ecco, di cosa parliamo, professore? Entriamo proprio nel dettaglio e spieghiamo in cosa consiste questa iniziativa. Innanzitutto il contesto è quello della implementazione di quella che viene chiamata l'Agenda 2030. Mm-hmm. Cos'è l'Agenda 2030? Nel 2015 sono successe delle cose uniche. Il Papa ha detto che bisogna impegnarsi tutti per salvare l'ambiente, con l'enciclica Laudato Si, e poi a settembre, il 25 settembre, i leader di 193 paesi, quindi tutti i paesi del mondo, hanno deciso di condividere un'agenda, cioè delle cose da fare, degli obiettivi nei prossimi anni fino al 2030, esatto, per far sì che il pianeta diventi più sostenibile e che le nostre società diventino più inclusive, partendo dall'eliminazione totale della povertà. Questa è una cosa unica che purtroppo non tutti forse ne sono consapevoli, ma tutti i leader del mondo si sono impegnati in questa agenda. Poi da lì a pochi mesi ci fu anche l'accordo di Parigi, che riguarda invece l'impegno di nuovo di tutti i paesi del mondo a ridurre l'innalzamento delle temperature. Questa cosa del 2015 è qualcosa di speciale, ha comportato tre anni di lavoro in tutte le diplomazie del mondo, e l'umanità ha fatto questo grande passo avanti. Io ho avuto il grande onore di essere presente nel momento in cui è stata adottata questa agenda, ero all'Assemblea delle Nazioni Unite, e sembrava che fosse ovviamente una cosa bellissima, sì, che tutti uscendo per New York ci siamo abbracciati, avremmo avuto un mondo più bello. Si respirava un'aria di grande rivoluzione positiva, no? Fantastico, Shakira canta Imagine di John Lennon, quindi lì mancavano solamente gli accendini e c'era tutto. Poi esci dalle Nazioni Unite, ovviamente il mondo era quello. La realtà, insomma, ci mette diverso. Un po', no? Anche a seguire queste direttive. Esatto. Quindi l'obiettivo ora è attuare questa agenda. SDSN è un network di scienziati, ricercatori, politici, industriali a livello globale, guidato da un leader che si chiama Jeffrey Sachs, persona riconosciuta a livello globale su questi argomenti, per mettere in atto soluzioni per attuare questa agenda. Esatto. Tra l'altro abbiamo parlato del professor Riccaboni, che è il presidente della rete, ma c'è anche è il coordinatore insieme a Enrico Giovannini, portavoce proprio di ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, era giusto citare anche lui. Certo. Professore, quali sono nello specifico, proprio entriamo nel dettaglio, nello specifico gli obiettivi di questo sviluppo sostenibile che sono stati promossi dall'ONU? Allora, magari qualcuno. Sì, no, sono 17. Gli obiettivi riguardano sia la parte sociale, quindi società più inclusive, maggiore attenzione al bilanciamento di genere, lavori dignitosi, quindi tutta la parte sociale è importante. Poi certo. C'è la parte naturalmente più di tipo ambientale, quindi preservazione della biodiversità, attenzione a tutta la parte legata all'inquinamento sulla terra, quella negli oceani, che è un tema certo. molto, molto importante, il riscaldamento globale, quindi diciamo un'agenda veramente molto ampia, ma il fatto che tutti siano impegnati su questo, anche se in questo paese magari non sembra che ci sia questo grande sforzo, sono dei paesi che sono molto impegnati certo. su questi argomenti. Certo, e in questo, insomma, dobbiamo dire anche l'Italia fa la sua certo. bella parte. Torniamo un po' alla Siena Summer School, perché l'educazione e la formazione hanno un ruolo importantissimo nell'attuazione proprio di questo sviluppo sostenibile, cioè sono tematiche che bisogna imparare da giovani. Esatto, allora è chiaro che, ripeto, è un'agenda molto impegnativa. Molto ricca, insomma. Molto ricca. Quindi quello che abbiamo imparato subito, dopo, appunto, ora sono già passati 3 anni, è che occorre anche focalizzarsi. Cioè, se tutti andiamo dietro a tutto, non ce la facciamo. Certo. Questa è la prima lezione. La seconda lezione è che dobbiamo lavorare insieme, quindi partnership. Senza partnership
è impossibile. Terza lezione, tutti possono dare un contributo, non solamente le ONLUS, le ONG, ma anche per esempio le imprese, naturalmente i policy maker, quindi la politica, ma tutti i singoli cittadini. Esatto. Questo è fondamentale, questo è un movimento che ha bisogno di un grande contributo dal basso. Se non questo parte dall'individuo in prima persona non si fa nulla, si perché fa poi nulla. Abbiamo un po' la tendenza, e forse divago un po', ad accusare, ad additare, a dire sempre è colpa di qualcun altro. Invece assumersi la responsabilità, insomma, della propria vita e anche dei piccoli gesti quotidiani che possono davvero a livello globale cambiare la situazione, perché poi si sente ancora in giro dire che non sono falsi allarmi quelli dell'ambiente, ma possiamo, visto che ho lei in diretta, approfitterei, professore, possiamo dire che ha basi scientifiche questa cosa, quindi non sono fantasie, insomma. Guardi, io tutte le volte ci sono questi incontri, appunto, in questi, io sono parte di questo meccanismo ormai da 7-8 anni in maniera molto, molto, molto diretta e coinvolgente. Allora, io dico sempre, nel 2015 persino il Papa con l'enciclica ha detto che sulla base di valutazioni scientifiche, per esempio, esatto, su un panel di grandi esperti a livello mondiale, cioè se anche il Papa dice che questo è quello che sta avvenendo, cioè purtroppo stiamo mettendo a repentaglio la vita futura del pianeta, esatto, beh, forse allora, invece che tutte le volte perdere un'ora per dire ci sono dei problemi, cerchiamo di dedicare la nostra energia a affrontare i problemi. Troppo spesso ancora siamo legati a dire forse c'è, è chiaro che c'è qualcosa che sta succedendo, è chiaro che anche la parte sociale sta soffrendo di quello che sta avvenendo, allora non possiamo sprecare energie per dire che ci sono delle questioni, ci sono. Usiamo le nostre energie per trovare delle soluzioni, è molto più difficile. Molto più difficile, ma molto molto più utile, perché quello è il modo giusto di indirizzare le nostre energie. Mi piace molto questo modo di pensare ed è un po' alla fine l'introduzione alla canzone che il professore ci ha richiesto e che è bellissima, devo dire, perché è una cura che dovremmo avere nei confronti del nostro pianeta, ma anche della nostra vita di tutti i giorni, degli altri in generale. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare di queste interessanti tematiche con il professore Angelo Riccaboni. La cura di Franco Battiato, una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. Allora, ancora in diretta 9.51, buon venerdì amici, siamo con il professor Angelo Riccaboni che in questo caso è in qualità di presidente della rete SDSN e coordinatore della Siena Summer School. Parliamo di tematiche assolutamente importanti e mi permetto di aggiungere urgenti, perché non c'è più tempo da perdere. E mi è piaciuta molto, professore, la cosa che ha detto: noi sprechiamo un sacco di energie nel dare le colpe, nell'accusare, nel rimuginare, invece dovremmo agire semplicemente tutti i giorni. Sì, sì, ma infatti il claim della Scuola Societies. Oh, intanto vogliamo, per chi non ha proprio, non mastica l'inglese tutti i giorni, sono praticamente soluzioni per una società migliore. Esatto. Ok, e quali sono, ecco, proprio gli obiettivi della Siena Summer School? Appunto, come diceva prima, la formazione e l'educazione ha un ruolo centrale. Lo vediamo tutti, la cosa che si ripete facilmente è quella dei bambini, che quando gli abbiamo insegnato a fare la raccolta differenziata e quando noi non stiamo attenti loro ci riprendono. Ci redarguiscono, questo il tema, sei sbagliato. Questo è l'esempio, diciamo, più diretto e efficace quanto è forte la formazione. Sì. Perché se tu ti abitui a vedere le cose in un certo modo, poi quando non vanno bene addirittura ti dà fastidio. No? Questa esatto, è la cosa più importante. Quindi è un processo lungo con la formazione, però tutti dobbiamo essere impegnati in questo. Quindi sono molte iniziative, anche a Siena per esempio, a tutti i livelli sulla formazione. Noi abbiamo pensato con ASVIS, che ora dirò cos'è ASVIS, di fare una summer school su questi temi. ASVIS è, diciamo, mentre SDSN, il network di cui ho l'onore di presiedere, la rete per il Mediterraneo, è più legato ai temi della ricerca, dell'innovazione, cioè trovare soluzioni dal mondo della ricerca, dell'innovazione, da trasferire poi nelle comunità. Okay. ASVIS è un'alleanza nazionale, quindi ha solamente un focus nazionale, per promuovere, divulgare lo sviluppo sostenibile in Italia. Quindi più buone pratiche che possano però poi... Però più legato ai temi della società, okay, cioè il legame con la società. Noi siamo più sul lato ricerca e innovazione, okay, come è giusto che sia, perché anche, permettetemi di dire che il network è ospitato da Università di Siena, da Santa Chiara Lab di Università di Siena. Esatto. Quindi ASVIS invece è una rete di reti. Ci sono la rete delle università sostenibili, molti sindacati, associazioni industriali, imprese, ONLUS, cioè sono 200 reti
che fanno parte di questa alleanza. Ok, ed e è una cosa insieme. Molto importante. E come? Questa cosa c'ha appunto il coordinatore, il professore Enrico Giovannini, io collaboro con questa rete sui temi del food, del sistemi agroalimentari, e appunto proposi a Enrico qualche tempo fa di fare una summer school e di farla assieme. E beh, insomma, mi pare il minimo. Io sono accettato ed ora siamo qua. Meno male, questa è una cosa molto molto bella. Tra l'altro avevamo proprio in diretta parlato anche di quelle che sono le tematiche proprio del cibo legato proprio alla sostenibilità. Mi chiedo, professore, se ci sono state richieste di partecipazioni, quanto numerose, insomma, e soprattutto a chi si rivolge questa scuola, perché sarei curiosa, potrei partecipare io? Certo, no. Allora, il tema è questo, che noi volevamo fare una scuola non per chimici, per fisici, per economisti, ma fare una scuola che fosse aperta, perché la sostenibilità per definizione è multidisciplinare. Quindi noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto un bando perché abbiamo soltanto abbiamo pensato di fare 30 posti, okay. Un bando al quale hanno partecipato, malgrado i tempi molto stretti, perché per varie ragioni siamo arrivati un po' lunghi, malgrado i tempi molto stretti abbiamo avuto 150 domande da tutta Italia. Wow. Quindi tra l'altro chi si presentava doveva proporre anche un project work, cioè un lavoro da fare lì, non soltanto esatto. Così tanto per partecipare. Certo. Quindi siamo stati anche molto colpiti da questa partecipazione e quindi per partecipare bisogna essere o esperti già di questi argomenti, giornalisti, ricercatori, dottori di ricerca, con l'unico limite di essere giovani, cioè volevamo fare una cosa aperta alle generazioni più giovani. Esatto, quindi per un target comunque di giovani che poi sono i testimoni del futuro. Il futuro, i leader del futuro. Esatto. Vediamo. Con chi si confronteranno questi partecipanti? Insomma, come si articola questo percorso formativo? Beh, innanzitutto noi, appunto, questa è una scuola nazionale, tant'è che abbiamo 150 candidati di tutta Italia e anche i 30 sono di tutta Italia. Allora, è con un ottimo bilanciamento anche di genere, di provenienza geografica, quindi siamo molto contenti come composizione. Un gruppo omogeneo comunque, insomma, vario. Vario, molto eterogeneo, vario. Ma questo è importante perché la sostenibilità richiede diverse, esatto. Cioè per definizione la sostenibilità esatto. Vuole prospettive diverse fra di loro. Nell'ambito di questo programma questi signori avranno una settimana, la prima settimana molto, diciamo, per creare una piattaforma comune di conoscenza, quindi con delle competenze verranno illustrate, anche delle soluzioni che sono per tutti più o meno condivisibili. Poi abbiamo individuato tre diciamo gruppi di lavoro separati, uno sulle politiche, perché naturalmente senza politiche è un ruolo fondamentale in questo, cioè uno sulla scienza e innovazione, perché senza la parte diciamo così proposta tecnologica, organizzativa e sociale non si va da nessuna parte, e il terzo sul ruolo delle imprese, perché le imprese per la prima volta ci siamo resi conti con l'agenda 2030 che le imprese devono e possono dare un contributo molto importante. E come? E quindi abbiamo preferito fare una settimana di piattaforma comune e poi tre separare gruppi. Comunque i gruppi di lavoro. Con la partecipazione come docenti di esperti da tutta Italia e anche oltre. Quindi c'è una presenza anche molto intensa e potranno le persone interessate anche seguire sui social per Santa Chiara Lab. Quindi noi abbiamo a Santa Chiara Lab, che è un centro di innovazione dell'Università di Siena, abbiamo una batteria canonica Facebook, Twitter, certo. di social media di comunicazione, esatto, che ho già. Grazie a quelli che è interessato può essere in qualche modo bello. Parte di questa iniziativa. Bellissimo, perché appunto abbiamo detto che non tutti appunto hanno accesso e quindi questo è un modo anche per condividere, certo. No? Quello che poi viene. Questa è la prima edizione della Summer School sullo sviluppo sostenibile, si svolge proprio a Siena, quindi con, diceva lei professore, con il contributo, la collaborazione attiva proprio del Santa Chiara Lab. Perché proprio Siena? Beh, perché abbiamo insistito molto a parte le battute. Avete fatto un lavoro straordinario, ma ci saranno state sì, le motivazioni. No. Cioè, noi vogliamo che questa scuola rimanga a Siena, perché pensiamo che Siena sia un'icona mondiale dello sviluppo sostenibile. Noi non ci rendiamo conto a volte di questo aspetto. Cioè, Siena ha una reputazione mondiale su questi temi. Grazie qui delle a tante volte, cose. Mi perdoni se la interrompo, noi dentro non ci accorgiamo, sì, no, cioè sì. Non abbiamo la percezione questo di quello che appare poi fuori, esatto. Specialmente su questo tema, cioè sì. Per il vivere bene, il vivere di qualità, la parte sociale, le contrade, certo. Questo è un punto che è riconosciuto secondo il patrimonio culturale, che è anche un patrimonio sociale, sì. E questo è una cosa che tutti vedono naturalmente, che oltretutto è un patrimonio culturale, a differenza di altre città, vivo. Perché vi sono altri bellissimi posti, ma
non sempre c'è questa vivacità che c'è assieme. Esatto. Poi c'è l'aspetto ambientale, che vuol dire basta prendere un qualsiasi mezzo e fare 3 chilometri fuori dalle mura e si trovano delle cose stupende. Quindi la parte ambientale, sociale, con una anche un quadro economico, diciamo, molto buono. Rispetto, beh, certo, rispetto ad altre realtà, assolutamente ottimo, direi. Rende Siena veramente un'icona della sostenibilità. E quindi per questa ragione abbiamo facilmente insistito per riuscire a avere questa cosa, che vogliamo mantenere, tant'è che durante queste settimane, per far valorizzare questo ruolo e questa icona, abbiamo previsto delle iniziative per far vedere che non siamo in un posto qualsiasi. Certo. E quindi faremo, non so, trekking urbano, faremo una visita a un'azienda agricola della zona di intorno a Siena, faremo una scena incontrata, faremo una serie di iniziative per far vedere che ci sono delle ragioni per le quali la visita al buon governo, naturalmente, che non possiamo prescindere da quella, manifesto globale della sostenibilità, e che tra l'altro era parte anche dello sport, no? Si ricorda, avevamo commentato insieme, quindi lo ricordiamo, dal 10 al 21 di settembre una scuola di alta formazione sui temi della sostenibilità. Quindi mi pare di aver capito che la previsione, o quantomeno il progetto futuro, è quello di mantenerla a Siena. Questo direi arricchisce ancora di più, insomma, il nostro panorama, che già, insomma, come giustamente diceva, è bello ricco. Delle volte non ci accorgiamo davvero della ricchezza che abbiamo intorno. Dunque, vogliamo ripetere brevemente, professore, come fare a seguire anche per chi magari per motivi di lavoro o di studio non potrà partecipare direttamente, con i vari social, quindi Facebook, Twitter, se ci vuole dare qualche coordinata. Sì, dunque, il Santa Chiara Lab è, diciamo, la sede di questa iniziativa, quindi basta andare sul sito del Santa Chiara Lab e lì ci sono tutti gli indirizzi, Facebook, Instagram, Twitter. Noi tra l'altro produrremo delle pillole video in questo periodo, quindi faremo delle interviste sia agli esperti sia ai partecipanti alla scuola per anche socializzare i messaggi più importanti che questi esperti verranno a trasmetterci, e anche per socializzare le esperienze di questi signori. Tra l'altro questi signori vengono, ma devono anche lavorare, quindi tra l'altro abbiamo la fortuna di avere gli sponsor importanti, che sono Leonardo e Fondazione Enel, però non per tutti erano coperti i costi. Certo. Abbiamo visto che quelli che non erano coperti sono stati velocissimi nel partecipare alle spese, perché c'era tanta volontà. Vuol dire che c'è una grande, grande interesse. Poi ripeto, 150 candidati, pur avendo poco tempo a disposizione per promuoverlo, è stato un grande risultato. Eh sì, grandissimo, e testimonia ancora una volta appunto l'amore che giustamente c'è nei confronti. Tra l'altro una cosa che vorrei aggiungere è che venerdì pomeriggio, cioè l'ultimo giorno, il 21 se non sbaglio, ci sarà anche un'iniziativa aperta a tutti, e questo credo che sia molto bello, perché ci sarà... Ah, siamo invitati anche noi? Tutti, certo. Okay. Andrea Budu Tognolo, che è un runner che ha fatto delle cose molto belle, quindi è uno molto noto nel circuito della sostenibilità, e questo per noi è molto importante perché è anche una collaborazione con quello che viene chiamato lo Slow Travel Fest di Monteriggioni. Quindi ci piace molto, ho detto prima, il tema delle partnership. Le collaborazioni sono importanti per fare le cose che facciamo, quindi in questo caso per esempio con lo Slow Travel Fest di Monteriggioni abbiamo una collaborazione molto forte, e quindi venerdì pomeriggio il 21 ci sarà la possibilità, chi lo vuole, di venire a assistere a questa iniziativa con Toniolo, che magari racconterà anche la sua esperienza, e poi c'è il meglio di un runner, conosce, apprezza il nostro pianeta e il territorio in generale. Questo c'è andato a Capo Nord di corsa, quindi ne ha visti di corsi. Ecco, allora io ringrazio il professor Angelo Riccaboni per averci parlato di questa interessantissima iniziativa, che poi comunque noi ricorderemo magari via via, si svolgerà dal 10 al 21 di settembre. Sarebbe bello, ma la lancio così nell'etere, poi anche poter fare un bilancio di come è andata questa esperienza magari a ottobre, no? Ci possiamo risentire, perché no, se avesse un po' di tempo da dedicarci. Io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie dell'attenzione, buon lavoro, grazie. Buona giornata, e noi ascoltiamo insieme le news dall'Italia e dal mondo.